L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa, giù. Follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Vizia! Perciò, Tere, ti prego, non scherzare col fucile, far così, non è gentile ma lascia andare. Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, la mia merda! Ah, no! Teresa, mio, ti prego, non sparare! Giornali! Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera...